Italia e in testa a coda avvertiva ieri anche Cacioli, sono sempre le partite che nascondono maggiori insidie, d'accordo. Luca ha detto una frase saggia, nel senso che dipende sempre da come affronti la gara, con che testa arrivi, come ti approcci alla gara. Questo sicuramente è la verità. Sappiamo benissimo che possono diventare semplici, ma possono anche diventare difficili, dipende da noi. Mister, il Bellaria non ha un rendimento interno eccellente, ma questo non deve portare a una sottovalutazione di quelli che sono i valori anche di questa squadra. Abbiamo detto adesso, nel senso che sicuramente dipende da noi dare coraggio a questa squadra. È chiaro che il ruolino di marcia di questa squadra parla chiaro, quindi noi dobbiamo essere bravi a iniziare bene, a non sottovalutare. Poi c'è un altro, secondo me, un'altra cosa importante, che giochiamo su un campo sintetico. E questo ancora di più ci deve essere un'attenzione particolare. Mister, un po' sul discorso anche degli infortunati, se può darci un po' la situazione anche per quanto riguarda Musetti, che credo non ce la farà, e Giorgino. Allora, Davide ha fatto un percorso questa settimana per cercare di riassorbire questa infiammazione che purtroppo lo sta attanagliando, e attraverso degli antinfiammatori, attraverso delle filtrazioni che gli permettono di non sentire dolore, ha fatto fino adesso, così è stato partecipe con la squadra. Però è a disposizione, lui si è allenato a parte, quindi è disponibile. Per quanto riguarda invece Riccardo, purtroppo ha avvertito un dolore. La cosa strana è che aveva un problema da una parte e si è fermato, pur avendo fatto la partita di giovedì in maniera anche intensa. Il giorno dopo si è svegliato con un problema dall'altra parte, quindi abbiamo cercato, attraverso gli strumenti che hanno utilizzato, hanno evidenziato che c'è un piccolo versamento, quindi starà fermo. Adesso vediamo un po' se poi con la San Maurese ce la può fare. Sicuramente non è disponibile per la gara contro il Milano. Un po' dal punto di vista degli infortunati, le notizie che poi sono arrivate qualche giorno fa circa ad esempio Benassi, soprattutto Guazzo, sono alla fine buone notizie, se proprio vogliamo dire. C'era anche il rischio, io ricordo quando ha annunciato, diciamo, l'infortunio di Guazzo in conferenza, forse c'era paura che fosse un qualcosa di più grave. Sì, perché per quello che lui diceva, per come si era comportato nel momento in cui ha avuto questo problema, praticamente si è messa a piangere, ecco, quindi il rammarico era, il pensiero era che ci fosse qualcosa di più pericoloso, di più importante. Invece è chiaro che il problema c'è, però è meno grave di quello che abbiamo visto, quindi stanno facendo le cure sia lui che Benassi, insieme a Sou, insieme a tutti gli altri. Devo ringraziare comunque lo staff medico, perché è sempre attivo, è sempre disponibile e sta facendo un grandissimo lavoro. Colgo l'occasione per ringraziarli pubblicamente, perché veramente avere a disposizione, avere la loro disponibilità e la loro professionalità è un vantaggio enorme. E quindi, come stavo dicendo, sia lui, tutti questi che hanno problemi sono sotto cura e stanno cercando di rimetterli in campo il più velocemente possibile. Ecco, abbiamo parlato di Musetti, abbiamo parlato di Guazzo. Baraglio come sta? Perché sappiamo che quando è arrabbiato, cioè ultimamente lo è stato per un po', magari entra in difficoltà. L'ha visto tranquillo, domenica ha giocato una grande partita, probabilmente partirà lui, immagino, dal primo minuto, non lo so, glielo chiedo. Ives è un giocatore straordinario, con degli alti e bassi straordinari. Però questo fa parte del percorso che sta facendo, dell'esperienza che sta portando avanti. Sì, dovrebbe giocare lui. Sono felice che abbia evidenziato questa opportunità, evidenziato attraverso la informazione, abbia evidenziato questa opportunità che ha. L'ha presa a cuore
per un giocatore come lui e le potenzialità che ha, è chiaro che la Serie D sta molto stretta. Però aver preso questa opportunità per poter migliorare, penso che sia un vantaggio non soltanto per lui, ma anche per noi come società, come squadra. Quindi è chiaro che deve imparare, deve essere bravo a gestire, e il percorso che sta facendo è un percorso importante e giusto. Ecco, partite come questa, una sorta di testa a coda, lo diceva prima il collega, a volte vengono utilizzate, non ovviamente per abbassare la guardia, magari però per dare spazio a qualcuno, non dico che ha giocato meno, però insomma a fare delle scelte magari un po' più coraggiose, tra virgolette, rispetto ad altre gare. Ci sta pensando oppure si va giù come un rullo compressore pensando a una partita come se fosse uguale all'altra, cercando comunque di mettere sempre la formazione ideale, diciamo? No, noi andiamo avanti per la nostra strada, ripeto, noi non possiamo permetterci di abbassare la guardia, soprattutto con gare come queste, perché le insidie sono dietro l'angolo e ce ne sono, l'ho evidenziato prima. Io chiaramente sono disponibili quelli che ci sono disponibili tutti, e se vedrò determinate cose è chiaro che inserirò anche elementi che magari giocano meno, che dipende da quello che è, quello che vedrò, il filmato che mi farò tra stasera e domani, ecco, del pensiero che degli elementi che abbiamo fatto questa settimana, e poi valuterò anche quello di cui scendere nel campo. L'ultima da parte mia, la settimana ha mangiato il panettone, quindi è già una cosa positiva, a parte gli scherzi. A inizio stagione l'abbiamo sempre vista molto concentrato, durante tutto questo, proprio dall'inizio della stagione. Ci sarebbe aspettato di arrivare campione d'inverno a inizio stagione così? Allora, non me lo sarei aspettato, perché chiaramente quando si inizia ci sono tante incognite. L'incognita principale è che avevamo iniziato che avevamo 5 elementi, 5 giocatori, e quindi c'era un'incognita importante. Però la soddisfazione enorme che ho avuto è che comunque da parte del mio staff, da parte, come ho detto prima, dello staff medico c'è stata, e tutto lo staff dirigenziale, c'è stato un intento incredibile, quello che ci ha permesso anche di trasmettere a quegli elementi che sono arrivati anche dopo l'importanza del senso d'appartenenza a questa società, a questa città, a questi tifosi. E questa è stata una benzina straordinaria per portarci dove siamo arrivati. Quindi adesso chiaramente dobbiamo continuare sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto qui, perché sarebbe anche sciocco mollare in questo momento, perché abbiamo l'opportunità, abbiamo i mezzi, abbiamo l'entusiasmo, dobbiamo soltanto continuare a non abbassare la guardia. Le chiedo due parole su due giovani in prova in questi giorni, Salerno e Niantaki. Salerno e? Niantaki. Non c'è Niantaki il ragazzo? C'è Niantaki in prova, no? Allora, Salerno c'è. E allora due parole su Salerno, se Niantaki non c'è. L'ho visto l'altro giorno in partita. È un giocatore, adesso fare una valutazione su un giocatore che ho visto in giorno e mezzo diventa difficile. Però è un ragazzo che ha un buon fisico, dovrà mettere un po' di struttura perché è un po' esile. Ha discreto tecnicamente, e può giocare sia da terzino che da centrale difensivo, quindi lo valuteremo. Ecco, è chiaro che adesso mi resta difficile dopo un giorno e mezzo di... Poi anche ho fatto gli allenamenti specifici per la gara contro il dell'area, quindi non l'ho utilizzato, l'ho visto soltanto nella partita che abbiamo fatto giovedì con la mezz'ora. Ho fatto vedere alcune cose, fisicamente chiaramente dovrà crescere, però è un giocatore interessante su cui si potrà lavorare. Accennavi prima al discorso del sintetico, c'è stato un allenamento specifico a Parma sul sintetico, stamattina appunto questa partenza di buon'ora per poi tastare direttamente il campo. Quali possono essere le insidie per questa prima sul sintetico? Le insidie è che sicuramente il pallone farà dei rimbalzi diversi, poi mi hanno detto che non è proprio uniforme come campo, ma è sconnesso, quindi andiamo proprio questa mattina proprio per permettere ai ragazzi di, attraverso l'allenamento che faremo, di
di tastare e di testare quello che le difficoltà che ci potranno essere.